Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Un caso di cronaca nera piuttosto atipico e inesorabilmente tragico. Una vicenda di omicidi seriali e di tentate stragi che tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 ha seminato panico in Italia e non solo. Oggi vi racconto la storia di Ludwig. La sera del 26 febbraio 1983, l'anziano prete Don Armando Bison, di 71 anni, sta risalendo la ripida via dei Giardini a Trento. Appena finito di celebrare una messa nella chiesa del suffragio e sta rientrando in convento. È sera, piovigina, ormai è buio. A pochi metri dal cancello subisce una brutale aggressione. Qualcuno lo prende a martellate in testa. Poco dopo, un confratello sta uscendo dal convento. È arrivato al cancello, trova padre Bison in un lago di sangue. Un particolare agghiacciante di questa aggressione è che al prete hanno conficcato nel cranio un punteruolo da scalpellino sul quale è stato saldato un crocifisso in legno. All'arrivo della polizia, una testimone, una donna, dice di aver visto due ragazzi intorno ai 20 anni nascondersi nel buio. Padre Bison viene portato all'ospedale di Verona. Morirà dopo 10 giorni di agonia. Trento è letteralmente sconvolta da questo fatto. La brutalità e la crudeltà dell'aggressione non si spiega. Sul luogo dell'aggressione sono state ritrovate due borse in plastica, una delle quali contiene un martello insanguinato, l'arma del delitto. Nei giorni successivi emerge anche un segreto di padre Bison. Il prete aveva deciso di abbandonare l'abito talare perché si era innamorato di una donna. Che sia quello il movente di quella brutale aggressione? Dopo 2 giorni dall'aggressione, l'ANSA di Milano riceve una inquietante lettera. Rivendichiamo l'esecuzione di Trento. Il potere di Ludwig non ha limiti. Il crocefisso porta la scritta Faba, Gott Miuns. Gli inquirenti controllano la scritta sul crocefisso che è stato conficcato nella testa di padre Bison. E la scritta è Faba. Si tratta dunque di una rivendicazione autentica, non si tratta di un mitomane. A rivendicare l'omicidio è stata una strana sigla, Ludwig, scritta sopra un'aquila stilizzata e una svastica. Ma questa non è la prima rivendicazione di Ludwig arrivata in una questura italiana. Tutto incomincia a Verona il 25 agosto 1977, 6 anni prima dell'omicidio di padre Bison. Esplode una 126 al cui interno sta dormendo Guerrino Spinelli, un senzatetto, che riesce a fuoriuscire dall'auto con il corpo in fiamme, ma che morirà qualche giorno dopo a causa delle gravi ustioni riportate. Sul momento si pensa ad un gesto isolato, a qualcuno che si è voluto sfogare con un uomo emarginato dalla società. Padova, 19 dicembre 1978, 5 anni prima dell'omicidio di padre Bison. Sempre in un'auto viene ritrovato il cadavere, quello di Luciano Stefanato, un cameriere omosessuale ucciso con oltre 20 coltellate. Con due coltelli diversi che verranno poi trovati conficcati, uno alla base del collo e uno alla base della schiena. Venezia, 1979. In Corte Canal viene trovato il cadavere di un tossicodipendente, di Claudio Canale, ucciso a coltellate al volto, alla schiena e al torace. 3 omicidi in 3 anni in 3 città diverse con 3 modalità diverse. Si cercano i colpevoli. Ma non si sospetta ancora che ci sia un serial killer. Il 4 novembre 1980 avviene una svolta inquietante. Al Gazzettino, un giornale veneto, arriva una rivendicazione. Il testo è scritto in caratteri runici e in cima c'è una firma. Ludwig,
con un'aquila e una croce uncinata. Rivendica freddamente l'omicidio di Guerrino, Luciano e Claudio. Ludwig fornisce dettagli molto precisi dei delitti, facendo sì che non ci siano dubbi sul fatto che siano rivendicazioni false o di mitomani. Non viene esplicitata nessuna motivazione e la frase finale è da brivido: Gott mit uns, il motto di Hitler e delle SS. La lettera è scritta e firmata come se fosse un documento di un corpo d'armata, come se fosse scritto dalla segreteria di un partito. Ha una forma di solennità e di ufficialità, una firma per un mistero. L'omicidio di un senzatetto a Verona, di un gay a Padova, di un tossicodipendente a Verona, sono tutti opera della stessa mano. Ludwig scrive facendo riferimento all'ideologia nazista e quindi sale il sospetto che dietro ci sia anche la filosofia della purezza della razza e che l'organizzazione si muova per eliminare le persone e i soggetti che vivono ai margini della società. In questo contesto però la rivendicazione dell'omicidio di padre Bison è destabilizzante. Poco dopo, il 20 dicembre, viene trovata morta a Vicenza una prostituta, Maria Alice Baretta. È stata uccisa con una scure e con un martello. Nel febbraio del 1981, al Gazzettino Veneto arriva la rivendicazione di Ludwig per l'omicidio di quella prostituta. Mentre gli inquirenti brancolano nel buio, gli omicidi di Ludwig proseguono. Il 24 maggio 1981 a Verona prende fuoco una struttura dove si rifugiavano i senza tetto. Riescono a scappare tutti tranne Luca Martinotti, che morirà. Il 23 luglio del 1982 all'Ansa di Milano arriverà un'altra rivendicazione di Ludwig per quell'incendio di Verona. Un ulteriore messaggio rivendica un duplice omicidio avvenuto a Vicenza il 20 luglio 1982, dove a morire furono due religiosi, Mario Lovato e Gian Battista Pigato. I due frati verranno uccisi barbaramente a colpi di martello e accetta, che poi verranno lasciati sul luogo del delitto. Questa volta nella sua rivendicazione Ludwig esplicita chiaramente i suoi intenti nazisti e i suoi obiettivi. L'anno successivo, il 26 febbraio 1983, ci sarà l'omicidio di padre Armando Bison. 8 omicidi in 6 anni. Gli inquirenti si convincono che Ludwig esista e che debba essere fermato. Ma chi è e come catturarlo? La sua cattura diventa l'obiettivo per tutte le forze dell'ordine del Nord Italia. A fine marzo 1983 arriva la svolta. Il capo rabbino di Padova contatta gli inquirenti, in quanto gli è giunta una lettera da un uomo che si identifica come Silvano Romano, un professore di fisica all'Università di Pavia. L'uomo è un grande appassionato di true crime, ma anche di conflitti all'interno della religiosità. Aveva studiato il caso di Ludwig e si era convinto che il prossimo obiettivo del gruppo sarebbe stato proprio la comunità ebraica e per questo motivo ne aveva contattato il rabbino. Le forze dell'ordine rintracciano subito il professore nella sua casa di Brescia, dove trovano tutta una serie di articoli, di fotografie, di appunti su Ludwig. Inoltre trovano anche dei francobolli molto simili a quelli utilizzati da Ludwig per spedire le sue missive. Gli inquirenti si convincono così che il professor Romano sia Ludwig e lo arrestano. Il professor Romano viene arrestato il 30 marzo 1983 per soli 8 giorni, giusto il tempo perché la stampa si accanisca su di lui, e poi verrà scarcerato perché completamente estraneo ai fatti. Intanto Ludwig è ancora libero e la sua è un'escalation di rabbia, di odio e di violenza mortale. Il 14 marzo del 1983 avviene qualcosa di diverso dai soliti delitti, qualcosa che si avvicina di più ad un atto terroristico. Anche il luogo dove colpisce è diverso, perché si sposta a Milano. In un cinema a luci rosse, l'Eros Sexy Center, scoppia un terribile incendio, ovviamente di origine dolosa.
All'interno del cinema si trovano 30 persone e 6 di queste moriranno tra le fiamme. 6 giorni dopo arriva un messaggio all'Ansa di Milano in cui Ludwig rivendica il rogo dei cazzi. Una squadra della morte ha giustiziato uomini senza onore, irrispettosi della legge di Ludwig. Il 7 gennaio 1984, 8 mesi dopo il rogo a Milano, a Monaco di Baviera va a fuoco una discoteca, la Liverpool Sex Discotheques. I vigili del fuoco arrivano subito, ma ci sono molti feriti e una cameriera morirà dopo alcuni mesi a causa delle ustioni riportate durante l'incendio. All'Ansa arriva la solita lettera di rivendicazione e in questa occasione Ludwig scrive: «Ferro e fuoco sono la punizione nazista. Sul luogo è stata lasciata una sveglia di marca Peter, il numero di serie 520708, Gott Munz». Questi crimini ora spaventano davvero e le indagini si fanno sempre più serrate, anche perché cominciano a verificarsi fenomeni di emulazione. Ludwig però è estremamente imprevedibile, perché colpisce soggetti diversi in luoghi diversi. La svolta avviene il 4 marzo 1984, alle 15:30, quando nella discoteca Miramara di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova è in corso una festa per il carnevale. Nessuno fa caso a due ragazzi vestiti da Pierrot che entrano con dei grossi borsoni. A un certo punto all'interno della discoteca si sente un forte odore di benzina e alcuni notano uno dei due ragazzi che cerca di dar fuoco alla moquette con un fiammifero. Per fortuna il fuoco non si propaga perché quella moquette è ignifuga, ma si scatena ugualmente il panico. I due ragazzi però non riescono a scappare perché vengono accerchiati dalla folla inferocita. Immediatamente sorge il sospetto che si tratta di Ludwig, ma i due ragazzi negano con forza ogni accusa. Ma chi sono i due ragazzi arrestati? Sono due ragazzi insospettabili della Verona Vene. Sono belli, ricchi e intelligenti. Sono Marco Furlan e Wolfgang Abel. Wolfgang Abel ha 25 anni al momento dell'arresto, è del 1959 ed è nato a Monaco di Baviera, dove ha vissuto per un po' di tempo. Suo padre è il ricco e famoso avvocato Gerhard e si trasferiranno tutti nel 1974 a Negrar, in provincia di Verona. Nel 1984 si laurea col massimo dei voti alla facoltà di matematica di Padova, ma anche un profondo conoscitore della filosofia. Una volta terminati gli studi però cambia totalmente settore di interesse e comincia a lavorare a Monaco di Baviera per un'agenzia di assicurazioni, la Arag Italia, dove però suo padre è consigliere delegato. Abel si divide quindi tra il lavoro in Germania e la lussuosa villa che i suoi genitori hanno a Negrar, nel Veronese. Marco Furlan invece ha 24 anni, è nato nel 1960 a Padova ed è residente nel prestigioso quartiere di Borgo Trento e si sta per laureare in fisica. Il primo omicidio di Ludwig avvenne quando Marco non era ancora maggiorenne, aveva 17 anni, mentre Abel ne aveva 18. Abel e Marco si conobbero alle scuole superiori e il loro rapporto si consolidò e proseguì anche al termine della scuola. Contro i due ragazzi ci sono una serie di indizi, ma è proprio dalla scienza che arriva una prova. A casa di entrambi i ragazzi, infatti, sono stati sequestrati dei blocchi di carta simili a quelli ricevuti nelle rivendicazioni. Questi blocchi vengono spediti in Germania e con un sistema innovativo vengono recuperati i solchi delle scritture. Dalla perizia emerge che proprio da quei blocchi sono uscite le rivendicazioni di vari omicidi. Abel nega sempre di aver scritto quelle rivendicazioni e di aver mai scritto in caratteri runici. Nei lunghi interrogatori Abel ammette solo di essere un gran bacchettone, di odiare le discoteche, ma non chi le frequenta, ma chi le gestisce. Abel nega di essere psicotico, ma ammette di aver avuto problemi di carattere nervoso.
Secondo il PM, il ragazzo ha una personalità disturbata, ha un'intransigenza tale che gli impedisce di avere delle normali relazioni sociali. La sua posizione si aggrava ulteriormente quando i Ray-Ban trovati sul luogo dell'omicidio di Venezia risultano con lenti che hanno la gradazione con lo stesso difetto di miopia che ha il ragazzo. Inoltre la polizia sequestra nella casa Monaco di Baviera un paio di jeans della marca UFO che sono esattamente uguali a quelli ritrovati in uno dei due borsoni della discoteca incendiata. Uno dei testi trovati sui blocchi in casa di Abel è quello della discoteca di Liverpool, che fa riferimento ad una sveglia, e la madre di Abel ha testimoniato che il ragazzo aveva una sveglia molto simile. Anche Marco Furlan durante gli interrogatori si contraddisse, confermando la sua presenza in Germania nel momento delle stragi. I due giovani in carcere tentano più volte il suicidio. Nel 1986 Furlan, durante il processo di primo grado, rimase in rianimazione per un mese. Dalle varie perizie psichiatriche si desume per entrambi una parziale incapacità di intendere e di volere. Per Abel le motivazioni sarebbero da ricercare nelle cure materiali dei suoi genitori prive di calore. Non sono state soddisfatte le aspettative emozionali, creando in lui quello che gli psicologi chiamano un effetto abbandonico. Già nel 1978 Abel dava segni di squilibrio e lo si può desumere da vari appunti di carattere filosofico che prendeva ai tempi, tra i quali delle brevi frasi come ricovero o suicidio. A Furlan, dicono gli psicologi, è mancata da parte della famiglia la tenerezza, il colore umano, il sostegno che permette di strutturare la personalità, col risultato che col tempo in lui si sono instaurati delle insicurezze, dei conflitti e dei comportamenti reattivi. Secondo gli psicologi, il rapporto di Marco con Abel sarebbe caratterizzato da un'inferiorità intellettuale e da una dipendenza di Marco nei confronti di Abel, che scaturiva dalla simpatia, dall'affetto o forse anche dall'amore verso il ragazzo. Secondo Augusto Belloni, che è un docente di criminologia all'Università di Bologna, i due ragazzi si sono influenzati a vicenda, mentre per Roberto Reggiani sarebbe stato Abel a dominare nella coppia. Mentre il PM descrive il rapporto tra i due come una follia a deux. Non c'è invece nessuna incertezza sulle rivendicazioni degli omicidi, sulla loro dinamica e sulla loro ossessiva ritualità. Nonostante l'evidente vizio parziale di mente, il PM ha chiesto per i due ragazzi l'ergastolo. La condanna di primo grado è a 30 anni di carcere. I due sono stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare il 15 giugno del 1988, inviati a soggiorno obbligatorio. Alla vigilia della sentenza della Cassazione, Marco Furlan riesce a scappare e rimane latitante per alcuni anni, fino a maggio del 1996, quando la polizia lo trova a Creta e lo riarresta. Anche Abel cerca di emularlo, ma si lascia prendere subito. Il 10 aprile del 1990 la Corte d'Assise d'Appello di Venezia convalida quasi tutta la sentenza di primo grado. La pena però passa da 30 a 27 anni di reclusione. La Corte di Cassazione nel 1971 conferma la sentenza, 27 anni di carcere. Nel 2018 Marco Furlan, ormai libero, al termine di un percorso spirituale, ha avuto l'occasione di incontrare Papa Francesco. Durante l'incontro pare abbia pianto, si sia commosso e abbia chiesto perdono per i suoi delitti. Mentre Abel, che si è sempre professato innocente, nel 2021 è scivolato in casa ed è entrato in coma. Pare un coma irreversibile dal quale non potrà più svegliarsi. Dedico questo video a un caro amico, a Davide Miscitelli, che mi dispensa sempre preziosi consigli che cerco di seguire per migliorarmi. Anche se il mio obiettivo non è la perfezione, quello lo lasciamo alle persone più brave. Io spero di trasmettervi le mie emozioni
Se non dovessero arrivarvi, vi chiedo la cortesia di condividerlo almeno con i vostri amici che soffrono di insonnia, in modo da non sprecare tutte queste ore di lavoro. Ringrazio ancora Davide per i suoi consigli, per il materiale che mi passa, per gli spunti di riflessione e ti auguro, Davide, un grosso in bocca al lupo. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica alle 10. Un bacione. Ciao!